Buonasera, bentornati a Sedute Comode. Oggi parliamo della pausa tipo del collaboratore fuori sede. Così, se non ve la condividono, vi racconto io qualche cosa. Allora, facciamo per ipotesi, un cameriere che viene da lontano e quindi voi gli date l'alloggio. Questo cameriere, facciamo sempre l'ipotesi peggiore in assoluto, ha poverino, l'orario spezzato, quindi praticamente impegnato tutto il giorno con voi. Allora, mettiamo che il pranzo si sia dilungato un pochettino, hanno dovuto mettere a posto, c'è un sacco di gente, allestimenti vari. Finisce alle 15:30, mettiamo, no? E poi ha 2 ore di pausa perché alle 17:30 deve di nuovo essere in sala. Bene, quindi lui mette a posto, poi va, prende di solito la sua bici. Perché l'appartamento che gli avete assegnato, la camera dentro l'appartamento che gli avete assegnato, se va bene si trova a 5 minuti dall'albergo, ma se va male si trova a 15 minuti di bicicletta dall'albergo. E prendiamo sempre il caso peggiore in assoluto. Mettiamo che l'appartamento si trovi a 15 minuti dall'albergo. Lui, allora, innanzitutto ha messo a posto la sala con l'aria condizionata spenta, perché con quello che costa l'aria condizionata, vedo che molti la tengono accesa solo mentre ci stanno gli ospiti dentro, appena l'ultimo ospite, anzi no, diciamo quando gli ultimi ospiti stanno andando via, via spegni, 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 quindi in 2 minuti diventa un forno un'altra volta, quindi questi camerieri già sono grondanti per il servizio, poi grondano perché diciamo, mettono a posto senza aria condizionata, poi grondano perché alle 3:30 del pomeriggio stanno in bicicletta sotto il sole su qualche lungomare per raggiungere la loro branda e arrivano nell'appartamento e vorrebbero tantissimo farsi una doccia, ma scoprono che ci sono altre 5 o 6 persone che vogliono farsi la doccia nello stesso momento, perché in questi appartamenti a volte sono in 3, a volte in 5, a volte in 9, sapete meglio di me, no? Ok, magari questo cameriere avrebbe pure piacere di farsi la barba perché gli avete fatto notare che ha la barba un po' lunga, è un po' disordinato, si dovrebbe un po' dare una sistemata. E poi ha i capelli un po' unti perché giustamente tocchi i piatti, poi ti tocchi, lo sapete, insomma, tra il sudore, eccetera, eccetera, questa persona vorrebbe tanto farsi una doccia e la barba. Ma le persone che si stanno cercando di utilizzare il bagno prima di lui gli dicono: "Ah, ma tanto guarda che c'è poca pressione dell'acqua." Perché spesso e volentieri nelle località balneari d'estate, specie in agosto, l'acqua magicamente perde di pressione, per cui in certi orari esce così di acqua. Poi la notte esce, però tipo alle 3:30, 4, quando lui si deve fare la doccia, c'è un filo d'acqua che ti fa riflettere bene, me li laverò sti capelli o no? Bene. Allora il cameriere in questione già gli è trascorsa mezz'ora e gli è rimasta dunque tra un quarto d'ora andare, un quarto d'ora tornare, rimane un'ora e mezza, mezz'ora per capire se si può fare la doccia o meno, rimane un'ora. E in quell'ora dice: "Vabbè, io mi metto un attimo sdraiato perché sennò muoio e la doccia me la farò dopo." Quindi si mette giù sul proprio letto e continua chiaramente a sudare perché l'aria condizionata non c'è praticamente mai in questi appartamenti che vengono usati come alloggio per i dipendenti. Quando va bene ci sono dei ventilatori, però quando va bene. Ok, quando qualcuno lo sveglia oppure si sveglia perché avrà messo la sveglia, magari una persona anche di buona volontà, si mette la sveglia, capisce che si deve sbrigare perché deve tornare al lavoro, capisce che è troppo tardi per lavarsi, oppure capisce che l'acqua del boiler è finita, perché in questi appartamenti vecchi di solito c'è anche il boiler, quindi un boiler così e magari ci sono 4, 5, 6 ragazze che si devono lavare i capelli e diventa abbastanza impossibile. Sto sempre, diciamo, immaginando lo scenario più apocalittico che possa esistere, poi da lì a migliorare ce n'è tante. Bene, allora capisce il nostro cameriere che si è riposato un pochino, ok, è troppo tardi per cercare di farsi una doccia con quel filo d'acqua. Cosa fa? Si mette una camicia pulita? No, perché a parte che non c'è, ma poi comunque tutta spiegazzata, si rimette quella di prima, perché tanto è sudato come prima. E riprende la
pesca magari dal trolley dei calzini, qualche altro indumento che deve indossare. Perché lo pesca dal trolley? Perché in questi alloggi non c'è quasi mai lo spazio per mettere i vestiti. E voi direte: ma no, ma come ci sono i letti, ci sono anche gli armadi. Ma io lo so che ci fate con quegli armadi. Io lo so cosa c'è dentro quegli armadi. Voi ci tenete l'archivio storico di tutta la vita dell'albergo. Quindi, quegli appartamenti di vostra proprietà che magari avete da sempre, cosa c'è negli armadi? Io lo so. Gli archivi di tutti i faldoni, tutte le schede clienti, prima diciamo dell'esistenza del CRM, facevate tutte queste stampe, tutti i faldoni, tutto archiviato, 1984-1985, cioè tutto là dentro, perché tanto non li potete più tenere in albergo. Non è che avete una biblioteca, il vostro ufficio è sotto la scala, quindi lo spazio è un po' poco e quindi ogni tanto prendete questi faldoni, no? E li portate negli appartamenti che poi saranno destinati a ospitare i dipendenti. Quindi, essendo ogni piano orizzontale coperto di, poi scusate, gli scatoloni dei Deplian della fiera del 1900, sono tutti lì, no? Giusto? Non si possono buttare. Trovo pure delle pile di attestati di partecipazione ai tornei di ping pong, di freccette, di tutto, già intestati proprio all'ospite, fotoricordo, di tutto, tutta roba che per carità non si può buttare, però non si sa mai, magari serve di nuovo. Ricordi, ricordini, gadget, magliette dell'anteguerra. Tutto, è tutto lì in quegli appartamenti. Per cui queste persone, che sono anche tante, che vengono con le loro calze, mutande, canottiere, dove le mettono queste cose? Nel trolley, cioè arrivano col trolley, aprono il trolley e lasciano tutto lì. Quindi non ci si può nemmeno stupire che non abbiano le cose stirate, insomma, ben tenute. Ok, chiaramente dentro questi appartamenti è abbastanza raro che ci sia la lavatrice. Quindi il nostro cameriere, se volesse lavarsi la camicia, comunque lo dovrebbe fare a mano. Ma il bagno è sempre occupato, dovrebbe avere una bacinellina da usare in cucina, insomma, lo fanno per carità, perché lo fanno, però quando il tempo è molto poco, insomma, a un certo punto si cerca di diradare questo lavaggio della camicia perché ogni volta si trasforma in un lavoro. Bene, adesso io ho disegnato lo scenario peggiore in assoluto, no? Però esiste. Cioè, è sicuro che esiste, poi magari da voi no, cioè da voi è diverso, però questa cosa qui esiste. Allora, perché vi ho raccontato questo? Perché noi abbiamo il dovere di mettere le persone in condizioni di dare il meglio di sé sul lavoro. E quindi pensiamoci quando diamo loro un alloggio in cui non riposeranno perché fa troppo caldo, c'è troppo rumore, tutti entrano e escono, non riusciranno a tenere le proprie cose per bene perché non c'è proprio lo spazio fisico. Riusciranno a lavarsi sì e no perché c'è un bagno solo che funziona anche poco e loro sono in troppi. Non c'è privacy. Cioè, l'essere umano, uno dei bisogni primari è avere un po' di privacy e non c'è privacy in quelle situazioni lì per niente. Per cui, quando gli alloggi sono, diciamo, in queste condizioni, quasi normale che la persona non riesca a lavorare benissimo e sarà stanca, sarà svogliata, sarà arrabbiata e me lo aspetterei, ecco. È chiaro che non tutte le condizioni sono uguali, ci sono albergatori che devono affittarli, gli appartamenti perché non li hanno, ci sono albergatori che proprio non prendono persone da fuori, per cui proprio per l'impossibilità di dare loro un alloggio. E per la voglia di non dare loro un alloggio indecoroso. Quindi vi termino questa puntata con una riflessione. Se questo cameriere avesse un orario non spezzato, un orario continuativo, riuscirebbe a lavarsi, a lavare la camicia, a riposarsi per bene, a parità di alloggio? La condizione sarebbe già un pochettino migliorativa, perché avrebbe comunque di fatto un po' più di ore per organizzarsi e magari sarebbe a casa una fascia d'orario diversa rispetto
ai suoi coinquilini, quindi magari avrebbe il bagno libero, vivrebbe in delle condizioni ben diverse e verrebbe a lavorare più pulito, più ordinato, più riposato e di buon umore. Pensateci, ci vediamo alla prossima puntata.